meno male che c'è la signora Alzo. Aspetta, di nuovo a vedere Libri. Dobbiamo fare la diretta, è vivo Libri. Fai sentire la voce? Niente. Non ce ne sta proprio. Ma senti a me, ma prendi un po' di questo. Questo ti fa abbassare tutto. Zenzero, ti fa abbassare tutto. Prendi, buono. Fai un decotto, mettilo nell'acqua bollentissima per 35 minuti e poi buttalo e mangiatelo. Ah, no, sì, tra poco. Sì, adesso devo sentire. C'è un fantastico pianista con noi stasera, che è Nicola Panarale. Nicola Panarale che sarà con noi per 40-50 minuti e quindi state con noi anche voi. C'è un terzo capitano coraggioso? Purtroppo sì, eccolo. C'è anche freddo, eh? Nicola Panarale, now's the time.
parlare con voi. Ah, devi sapere che quando io sento Now's the Time, penso questo è il jazz. Però non penso proprio, penso che sia il pezzo del jazz per antonomasia. Abbiamo perso Molinari. Abbiamo perso un capitano. Sarebbe vero da qualche parte. Allora, mi siedo più vicino. Allora, Nicola è un pianista giovane, ma c'ha già parecchi progetti. No, anziché della storia, ne parleremo anche. Magari. A cosa stai lavorando? Cosa stai lavorando? Cosa stai preparando? Sì, sto preparando il mio disco, che registrerò a breve a Milano in uno studio, dove ci sarà come ospite Girotto. Mm-hmm. E sono tutte mie composizioni. Così è. Speriamo, spero che riesca a venire. E insomma, e niente, quindi registro questo disco e poi spero. Ma un disco concepito per solo, per tutto? No, in quartetto. Un quartetto. Un quartetto. Con piano? Piano, batteria, contrabbasso e sax. E sono tutte mie composizioni. Poi oltre a questo progetto anche, questo è jazz, diciamo, moderno. Poi ho altri progetti sul Latin, quindi insomma, spazio con la musica. Per certo, certo, perché io nel frattempo mi ero dimenticato il titolo del secondo pezzo, perché il foglietto per uno della mia età è fondamentale. E progetti futuri poi? Progetti futuri, comporre, scrivere altra musica, arrangiare per dischi, sia pop che sei jazz. Anche un arrangiatore, sì. Quindi non solo esecutore, compositore, ma anche arrangiatore. Anche arrangiatore, sì. E probabilmente l'arrangiatore è il mestiere che potrebbe darti da vivere nella musica, forse. Forse, forse. Forse. Però anche maestro d'orchestra, che so, al Festival di Sanremo, nel frattempo, mentre lui si avvicina di nuovo alla tastiera, sentiamo un pezzo suo. Eh sì, perché il brano che state per ascoltare è stato composto da Nicola e si chiama Allegria, Nicola Pannarato. Thank you.
starò per dire una fesseria, sento come se il tuo pianista preferito fosse Cicoria. Ho azzeccato, mamma mia. Sì. Ah, ma è anche molto la musica latina, ovviamente. Sì, 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 sì. Un po' di clave mi è sembrato. Sì, 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 questo era salsa. Infatti. Ma è cioè, una storia già ricca la tua, nel senso che in questi anni hai accumulato parecchio, sì, prima di restituirci tutto questo. In questi anni che cosa hai fatto? Oltre a studiare, prepararti, eccetera. Allora io un po' di te, parlaci un po' di te. Ho avuto sempre la passione dei ritmi. Ho comprato sempre libri su come accompagnare, che so, la bossa nova. Mi veniva questo desiderio, andavo alla Feltrinelli, compravo il libro della bossa nuova e mettevo lì tutti i giorni, studiavo. Quindi mi piacciono tutti gli stili, flamenco, il Brasile, Cuba, indiano, mi piace tutto, perché per me la musica è una. Ma come hai iniziato? Cioè da che cosa hai iniziato? Da cosa è iniziato? Da pianoforte giocato. No, allora, no, è iniziato, in realtà è iniziato che il mio insegnante di pianoforte venne a casa per farmi lezione, ero piccolino, gli cadde un disco a terra che ho presi e lo misi così. Ma dopo un anno era diventato giallo questo disco ed era un nome stranissimo, Oscar Peterson, mai sentito in vita mia. E appena misi questo disco, che ormai era diventato giallo perché senza custodia, cominciai a battere i piedi, ma che è sta cosa? Dissi, ma sento dei brividi qua dietro, sai? E da lì disse al mio insegnante, ma che cos'è questa musica? Non sapevo nemmeno il nome, jazz. E da lì è nato tutto. Poi ho avuto il disco di Cicorea, come disse, sai che secondo me tu, visto che a te piace molto il latino, questa roba qui, ascoltati Cicorea. E chi è? E ho comprato tutti i dischi dell'Electric Band, Acoustic Band, i suoi, piano solo. E da lì è nato, perché poi ascoltare Cicorea è come ascoltare otto stili, otto generi, sì, perché sì, c'è il flamenco, c'è il jazz, ma c'è tutto. Quindi, insomma, la passione è infinita e continua ancora. Tanto legata al jazz che adesso sentiamo. Passiamo da un ritmo latino a un ritmo ferroviario. Ma ferroviario, però, che passa dal Brasile. Ah, cioè, nel senso che tu lo è fai passare dal Brasile. Brasiliano. Non fai passare dal Brasile, ma è un classico dei classici. Take the train, yeah. Nicola Pannarà. Grazie. Thank you.
mi raccomando, mettilo sul petto perché così non dovremo ascoltare la tua tosse. Dopo le parliamo. Prima dobbiamo parlare, ma è vero che hai rischiato di andare a dirigere l'orchestra del Festival di Sanremo con Beppe Vessicchio? Eh sì, al posto cacciavano di... lui e mettevano me. Al posto di, come si chiamava? Fierro, maestro... No, quella vabbè, non mi viene. Gianni Ferri. Su queste cose il regista si difende. Allora, hai rischiato veramente di andare a Sanremo. Ma perché tu, appunto... come arrangiatore? Sì, come compositore e come arrangiatore. Questa esperienza di arrangiatore... Da dove è nata? Sì. È nata dal fatto che arrangio qualsiasi cosa, cioè ho questa vena arrangio qualsiasi cosa, però rende l'idea. Sì, perché in realtà mi sono sempre trovato in situazioni come jolly, quindi dovevo far uscire sempre un prodotto con gente che non conoscevo, no? Quindi dirigevo e dicevo ovviamente, componevo, arrangiavo in quel momento. Quindi da lì... musicista. Sì. Un vero improvvisatore. Perché il lavoro dell'arrangiatore spesso è fondamentale, perché è in grado a volte di prendere una canzoncina da nulla e di farne poi una cosa... Che vuol dire? La cosa in filosofia, psicologia, eccetera. Servono queste cose. A partire da Billy May per arrivare a Vince Mendoza, che moglie lo chiedo, vuole sapere l'esperienza con Amy Stewart. Ah, bellissimo. Cioè, tu hai diretto Amy Stewart? No, ho suonato. Hai suonato? Magari. No. Ho avuto questa esperienza di suonare con la Magna Grecia, con l'orchestra. Mm-hmm.
cuore, mi è tornata la voce. Ah, cose da pazzi. Siamo così, così naif che sto per passare davanti alla telecamera. 3, 2, 1, no, via. Che poi se passo io voglio dire. Riempio, riempio. Oh. Oh. Allora, fammi spazio. Quindi ti è tornata la voce? Sì, buona notizia. Oh. Ma non so se è una buona o una cattiva notizia. È una cattivissima notizia. È cattivissima notizia. Allora, volevo parlare dell'arrangiamento. Prima sull'arrangiamento abbiamo tratteggiato questo aspetto, che è una cosa importantissima secondo me. Perché l'arrangiamento fa un plus valore, diciamo, operativo, che non è da poco, perché un buon musicista come Nicola è, semplicemente, trova il tempo che trova. No, non so, ma deve conoscere i timbri, deve conoscere i timbri, deve sapere come deve sapersi adattare, perché se appunto se poi devi arrangiare per un gruppo specifico e piglia e capita un flautista come te. Per esempio, guai, non dolori, no, praticamente il concerto fallisce dopo due minuti. Senti, Nicola, ma come arrangiato? Tu hai uno stile che a me sembra, cioè, molto orientato sulla dimensione percussiva proprio. Sì. Faticoso, direi. Anche fisicamente. Sì. Come arrangiatore, questo elemento di insomma, questa preferenza per la percussione, per il ritmo molto vissuto, come lo interpreti? Ma in realtà lì comunque o ti limiti. Esatto, mi limito perché ovviamente se mi capita un disco pop è chiaro che e lì due accordi basta e avanzano a me avanzano, bastano parecchio, insomma. Però ovviamente posso avere delle idee ritmiche anche piccole cellule, cioè, e svilupparle perché nel pop alla fine sappiamo benissimo bastano anche pochissime note messe al punto giusto ed escono. Non a caso il brano che stai per che stai per presentarci di un autore che a me piace molto, anche dovrebbe darti la possibilità appunto di sviluppare queste cellule, credo. Sì, sì. No, perché poi quando abbiamo preparato la scaletta hai detto adesso vorrei fare una cosa completamente diversa, vorrei mettere Fragile. Certo. E lei ha detto come a scusarti, invece no. No, no, no. Perché invece... abbiamo provato. No, assolutamente. Si fa jazz a partire dal pop e lo si è sempre fatto. Infatti faccio concerti dove faccio brani... tipo io chiamo solo te, certo. New standard, new standard. Sì, sì, noi poi siamo, noi due siamo sostenitori dell'Italian Swing, da è giusto. No, cioè, ma ormai i grandi jazzisti, ma già da Roberto Gatto, Dani Oria, già 25 anni fa, iniziarono a fare brani. Il problema è che 25 anni fa è l'altro ieri per noi. Vabbè. Ok, allora, prima del gran finale, regista che poi vedremo, pirotecnico finale, ci sentiamo questa versione di Fragile di Sting. E ci prepariamo poi per il gran finale. È chiaro, regista? Ma ricordi. Ma adesso è abbastanza chiaro. Antonio, vuoi tu? Sì, sono vuoi un grande pianista. No, vai, Antonio, vai. Vai. Posso fare il no, vai, vai. Je t'aime à la pleure. Io me ne posso anche andare. No, no, Nicola, dopo questo. Prendi una figurata, ma thank you.
siamo alla fine, lo si capisce dal fatto che io per l'ultimo pezzo mi slaccio la cravatta, perché ormai ci siamo, tutto sommato è andata abbastanza, nonostante tutto, è andata abbastanza bene anche stasera. No, ma è andata benissimo. Abbiamo avuto nel momento di picco ben 30 condivisioni. Ah, benissimo. Peccato che il regista però, siccome noi siamo una trasmissione anni 60, abbiamo avuto il primo e il secondo tempo, certo, come si usava una volta, no? Oh, adesso il gran finale deve essere coordinato. Sì, certo. Siamo, Nicola si coordina da solo senza problemi, siamo noi che dobbiamo coordinarci. Quindi mi raccomando, pubblico, perché il brano è quello proprio che si canta alla fine, dopo lo conoscete, sapete, spero, quando intervenire. Eh sì, beh, questo ci diciamo, non è che ci vuole che sia un genio musicale, non è che ci vuole Mozart per capire dove non si sa mai, comunque tenteremo? No, tenteremo, ce la faremo tranquillamente. Allora, Nicola Pallanale e noi in Tequila.